Ciao ragazzi, benvenuti ai commenti della 31esima giornata di Serie A. Cominciamo subito, non perdiamo tempo. Benevento Juve, come sapete, trovate il commento, il link con la partita dettagliata sotto, quindi andate solo semplicemente a cercare il video. Alle 18 si è giocata sabato Spal-Atalanta e il pareggio è stato molto importante. Un pareggio che tra l'altro sta stretto alla Spal, che a 78, a 70 Ottesimo subisce il calcio di rigore di De Ron, molto contestato il calcio di rigore, a mio avviso non c'era, e poi De Ron ha anche rischiato di trovare il gol del 2-1, ma sarebbe stato troppo perché la Spal ha fatto una grande partita di sacrificio ed è andata vicino a una vittoria che sarebbe stata fondamentale, quasi decisiva per la zona salvezza. Sempre alle 18 la Roma che perde in casa con la Fiorentina 2-0, una Roma che come tutte le squadre che hanno giocato la Champions fatica tanto, come il Siviglia, come il Manchester City, come la Juve, insomma la fatica non è stata una partita facile. La Fiorentina in questo momento invece è in palla e tutto quello che poteva buttare dentro l'ha buttato dentro, quindi 2-0 bellissimo per la Fiorentina che continua una striscia davvero importante. Alle 20:45 è stata la volta del derby Sampdoria-Genoa, onestamente uno dei più brutti derby di Genova che io mi ricordi, senza emozioni, senza occasioni, alla fine un 0-0 che alla fine non accontenta nessuno dei due, lascia l'amaro in bocca per aver perso un possibile spettacolo. Sì, tanto agonismo, ma francamente poca roba. Si è aperta col botto invece la domenica con la sconfitta dell'Inter a Torino. Il Torino si è imposto 1-0. Ecco, credo che sia stata una delle partite più sfortunate della storia. L'Inter ha avuto un sacco di occasioni, pali, traverse. E poi alla fine, però, il Torino con l'unica occasione con l'Hexa degli Aic ha portato a casa i 3 punti. Che devo dire, questa, ripeto, è una partita che secondo me l'Inter meritava tranquillamente di vincere, invece no, nel calcio non sempre si vince, anche se c'hai 400 palle gol, e stavolta l'hai persa. Tutto qua, onestamente, ma non può, si può, secondo me non si può dire nulla alla prestazione dell'Inter. Non ho visto le partite delle tre, ma le commento lo stesso, il vittorie importantissime in chiave salvezza di Crotone e Verona. Questi sono 6 punti, 3 a testa, che contano tantissimo, poi vedremo la classifica e ci renderemo conto perché. E vittoria del Napoli all'ultimo secondo, Napoli che la ribalta in 2 minuti, in 5 minuti praticamente, su un Chievo che aveva fatto anche la sua partita, era riuscito a passare anche in vantaggio, ma poi l'1-2 Milik di Avarà è proprio al 94esimo, con anche un po' di fortuna, Napoli è riuscito a ribaltare una partita molto scomoda e una vittoria che sicuramente fa molto male al Chievo, proprio in chiave salvezza, tornando al discorso della salvezza, e fa ovviamente bene invece al Napoli che rischiava onestamente di trovare il distacco nettamente aumentato, addirittura a 7 punti a un certo punto. Sarebbe stato oggettivamente da lì troppo difficile poi per il Napoli rientrare in lotta a scudetto, quindi vittoria importante per tenere le loro speranze e le speranze del Napoli in vita. Alle 6 Udinese-Lazio 2-1, la Lazio vince, l'unica squadra in zona europea, in zona Champions a vincere, quindi la Lazio che va clamorosamente al terzo posto, nessuno l'avrebbe detto all'inizio dell'anno, ma sta facendo veramente un grande campionato. Davvero i complimenti alla Lazio che era anche andata sotto col gol di Kevin Lasagna, ma poi gol di Immobile, gol di Luis Alberto, insomma la Lazio è riuscita a ribaltarla e portare a casa 3 punti fondamentali, cosa che non è riuscita a fare il Milan, che incredibilmente dopo una partita, il primo tempo che sembrava che il Milan potesse fare una marea di gol, che sì, che ha sbagliato un gol praticamente davanti al portiere. Milan sfortunato che perde Romagnoli dopo 6 minuti, ma poi nel secondo tempo, francamente, Milan delude un po' le aspettative, l'attacco inconcludente, non riesce a fare nulla. Politano si inventa il gol con un tiro da fuori che porta in vantaggio il Sassuolo, che si deve arrendere all'86esimo poi a Kalinic. Da segnalare che praticamente il 90% dei giocatori di Sassuolo aveva i crampi e aveva problemi fisici. Quindi comunque pareggio importante in chiave salvezza del Sassuolo. Milan che rimane in questo limbo, deve sia guard può, si può guardare avanti perché ancora il distacco è importante, ma non è definitivo, ma deve anche guardarsi indietro perché gli avversari cominciano a correre e come. La classifica vede la Juventus 81 punti, Napoli 77, Lazio-Roma appaiati a 60 punti, Inter 59, Milan 52, Fiorentina 50, Sampdoria-Atalanta 48, Torino 45, Genoa e Bologna 35, Udinese 33,
Sassuolo 30, Chievo, Cagliari 29, Spalle, Crotone 27, Verona 25, Benevento 13. Capite che la zona salvezza è veramente più infuocata che mai. Mentre la classifica marcatori vede sempre Immobile primo con 27 gol, Icardi secondo con 24, attenzione al salto di Dybala con la tripletta di ieri a 21, Quagliarella 18 e Mertens 17, chiudono questo insomma quintetto di testa della classifica. Cannonieri. Bene ragazzi, io con questo vi saluto, questi erano i miei commenti post giornata di Serie A. Vi invito a guardare sempre i prossimi video del canale, in particolar modo vi invito domani mattina a seguire il mio speciale per WrestleMania, l'evento numero uno di wrestling dell'anno, e dove ovviamente dirò la mia, e per chi segue il wrestling, per chi segue invece il calcio, ho tanti video ovviamente da far uscire, perché ci sarà la Champions e poi riprenderà come al solito il campionato. Io vi saluto e vi auguro una buona settimana. Ciao!